così, è giusto, godo così, godo così. 50 anni, 18 luglio 1972, nasco io, 5 del mattino, parto veloce e indolore, l'unica soddisfazione che ho dato a mia madre. Quindi per rappresaglia alla recita di Natale, la stronza mi ha fatto fare il sasso. Io so di aver imparato delle cose. Il prosciutto confezionato può costare fino a 3 volte al chilo quello che lo paghi al banco. Tutte le storie possono essere raccontate senza di te, anche se ne eri parte integrante. È un po' come se facessero un film sulla tua vita e chiamassero il nulla a fare la tua parte. Il nulla o Scamarcio, è uguale, quindi. Il sesso è un piacevole sostituto della masturbazione, ma tutte e due non arrivano al livello del prosciutto, quindi... che sei nell'età della grande bellezza. La più consistente scoperta che ho fatto il giorno dopo aver compiuto 50 anni è quella che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Bravo Dani! Bello! Se io adesso mollassi il microfono e scendessi dal palco sarebbe straordinario. È vero, domani parlereste tutti di me. Sanremo è un po' come un incidente all'autostrada, no? Non sei coinvolto. Però quando c'è l'incidente all'autostrada c'è la coda per curiosi. Lo guardiamo. Perché speri di vedere una rotula, mezzo cadavere, un po' di sangue. Anche io guardo gli incidenti, lo ammetto. Io spero di vedere Amadeus, ma... Vedete, da loro si piace agli uomini perché vende un'immagine che a noi uomini, per quanto proviamo, ci piace. È quella della donna che sta in casa a cucinare mentre tu sei fuori a lavorare. E la stronza te lo dice, ti eccita così. Io quando la vedo non riesco a cambiare canale. Perché ti fa, questa ricetta la faccio che ci piace tanto a mio marito. Che così quando torna, sa la magna e contento, mi dà pure una bottarella. Ma che cazzo, Non ne capisco un cazzo di calcio, mi annoia. 90 minuti e alle volte finisce 0-0. Che cazzo avete fatto? Cosa avete fatto per 90 minuti? 0-0. Io ad esempio ho fatto Paperissima con Marco Columbo e Lorella Cuccarini. No, porca troia, facevamo la parodia di Hercules, io facevo Bacco il dio del vino. Avevo una parrucca con i ricciolori che sembravo Thomas Millian sotto cortisone, cazzo. Però io voglio assaltare la sede della CGIL. Voglio augurare a Liliana Segre una rapida dipartita. E poi dichiarare candidamente, non sono fascista. Cazzo, non lo sarai, ma l'imitazione ti riesce alla grande. Quando in città arriva il Luna Park, i baracconi, c'è un aumento dei furti negli appartamenti. Magari una coincidenza. Per un piccolo prezzo, no? Per tanto divertimento. Quanto è bello il Luna Park. È bello, no? Dai, cazzo, le giostre, le luci, la musica. Bello, a me piace, l'odore di fritto all'aperto, non so come cazzo facciano, ma c'è l'odore di fritto sopra in una barca all'aperto, non so come, però è così. Gli autoscontri, quei tamarri che si materializzano, bellissimo. Ah, gli imbonitori che cercano di farti giocare al loro gioco truffaldino, che devi tirare il cerchietto dentro il cubo. E se ci riesci vinci un televisore, il tuo. Abbiamo fatto le commissioni parlamentari, gli incontri scuola-famiglia, gli incontri scuola-lavoro, gli incontri col ministero, i medici, no, alla fine abbiamo partorito diversamente abili. Quanto siamo corretti, eh? Poi li lasciamo in marciapiedi di 1,5 metro.
ci mettiamo un anno a dargli la 104, e così ci sono dei ragazzini che non possono andare a scuola, 1200 famiglie a Genova, ma ce ne sbattiamo il cazzo, però abbiamo, il nome più corretto d'Europa. Lo sapete chi è, no, Oscar Pistorius? Quello che ha inventato il biathlon, corri e spara, perfetto. Se io e Oscar Pistorius, guarda che bella risata sul rom che Fonterrame! Come vi siete liberati! Perché ci sono minoranze e minoranze, vaffanculo! Se non c'è un cazzo da pubblicare, metti un gattino! Anche prima di mangiarlo? Sì! Tu sei Charles Manson e questi che ti difendono sono la tua famiglia. Non ti si nota neanche se ti infili un criceto nel culo vestito da Batman vivo. E infatti non l'avete notato neanche stasera. Buono. Lo sanno che è la mamma che salta il lavoro perché una collega timbra al posto suo, così lei può andare a fare Pilates? E il papà li trisce perché c'è una signora che è pagata con la frusta per fare. Allora, non ti curarti loro. E non la finiscono perché non lo sanno come finisce. Io su internet guardo i video dei comici porno e del wrestling. Alle volte unisco le cose e guardo i video di Bill Cosby. Basta Botti il 31 dicembre, diciamolo con forza. Basta Botti il 31 dicembre, facciamolo il 1 gennaio che non se li aspettano più. Che cazzo vuol dire tu sanità? I vaccini arrivano in orario. Oh. Oh. C'è un momento preciso nel quale hai il pannolino pieno di merda di tuo figlio per un piede dall'altra intorno le paludi del Mekong. E sei lì che pensi, ma perché non mi piace il cazzo, ma perché? Io voglio diventare famoso! Oh, cazzo, l'ho detto finalmente! No, ecco, sei già famoso! Ma famoso cosa, porca troia? Mi sono dovuto venire a cercare uno per uno! È un mese che faccio pubblicità, ho rotto il cazzo a tutti per farmi dei video, alla fine me li hanno mandati, ma l'ho detto però non rompermi mai più i coglioni. No, ma davvero! Io ero talmente, giuro che ero talmente in fondo che il giorno dopo i miei amici, che sono miei amici, quindi mi volevano bene, mi guardavano e dicevano, oh, t'ho visto a Matrix, cazzo, bravo. Io voglio essere uno di quelli che quando se ne va da questa terra la gente riempie i social della sua faccia, ma questa soddisfazione, cazzo, io ve la voglio dare il più tardi possibile, quella di mettere la mia foto con scritto RIP, vaffanculo, il più tardi possibile, quella di scrivere aneddoti che non sono mai successi il più tardi possibile, quella di scrivere frasi del cazzo tipo, oh, io Oraco lo seguivo da sempre, fin da quando ha fatto il sasso la recita di prima elementare, sasso migliore della storia del teatro italiano, insegna agli angeli a fare il sasso, cazzo, io ci sono, ho 50 anni e 16 giorni e ci sono delle mattine nelle quali mi sveglio e sto bene, mi sveglio e dico, boh, sto bene, sono poche, poi ci sono le mattine nelle quali mi sveglio e sto davvero male e per fortuna sono poche anche quelle. E poi ci sono la maggior parte delle mattine, quelle nelle quali mi sveglio, apro gli occhi e dico, però, quest'idea di rifondare la Manson Family non è mica tanto male.